Al grandi rupo. Grandi rupo ha per lo più un solo segreto, non ha nemmeno un punto abilità, ma più che altro ha una piccola zona segretina, tra virgolette, che si può raggiungere in un modo solo e si può raggiungere bene o male soltanto alla fine del livello. Una volta saliti in cima a quella struttura o a quelle strutture, si può raggiungere un'altra zona del livello, ovvero dal punto più alto si può planare direttamente sulla piana qui sotto, quindi si fa tranquillamente il giro e si arriva fin qui. Parlando con questo drago si sblocca anche questo vortice che permette appunto di risalire direttamente qua sopra anche dall'inizio del livello. E questa altura permette di visitare le uniche altre zone che prima di questo punto erano inesplorabili, tipo i tetti di quelle case. E appunto l'unica vera zona segreta del livello effettivamente è quella dietro al punto iniziale, ovvero questa, dove appunto sono presenti delle gemme che vanno raccolte per completare il livello. Una volta finito si può pure scendere e risalire tranquillamente in cima alle strutture là in fondo, poiché si attiva comunque un vortice, si può vedere anche fin da qui, che riporta direttamente in alto.